Paolo Cartolano. Tra le novità assolute della fiera di Milano ICMA ci sono le 500, due CB e una CBR. Qual è la filosofia che c'è dietro a questi tre nuovi modelli? Beh, Honda è stata molto lungimirante per la serie 500, perché è arrivata in questo momento storico dove le persone, i clienti sono più attente agli aspetti dell'efficienza, dell'economicità, sia di gestione che di acquisto, ed è arrivata appunto con tre prodotti ad hoc: una nuda, una crossoverina adventure per chi vuole affrontare qualsiasi tipo di terreno, e una R con cui si può andare, che è appunto la CBR a cui accennavi, con cui si può andare anche in pista. È un motore che gira in modo tradizionale. Noi l'anno scorso abbiamo introdotto le 700, che avevano un concetto diverso, offrivano una coppia in basso che però era limitata nei giri un po' più in alto. Queste invece hanno un approccio tradizionale, il motore va su di giri, tanto è vero che esiste una versione R con cui si può andare in pista, e offre un'economicità di consumi e di gestione interessantissima, oltre al prezzo d'acquisto che è in fase di definizione ma arriverà e sarà interessante. Con 27 km al litro per un 500 che gira bene come un motociclista tradizionale magari vuole, forse la combinazione giusta. È anche un bel motorino, perché a vederlo si capisce subito che fa parte della famiglia dei CBR, è un mezzo CBR. Fondamentalmente sì, le triangolazioni del motore, degli alberi, sono quelle del Fireblade, quindi ha tante cose che ha ereditato dal motore Fireblade, ed è per questo infatti che mantiene anche il tono motociclistico e l'approccio motociclistico. Grazie Paolo Cartolano.